Eccolo, questo è Eagle Core ed è il sistema più semplice per... Ehi, aspetta un po', presenti sempre tu. Questa volta lo dico io, che Eagle Core è il sistema più semplice per fare astrofotografia con le reflex e le mirrorless digitali. E ora vi spiego perché. Eagle Core è l'unità di controllo sviluppata da Prima Luce Lab appositamente per chi non vuole le complicazioni dei software per astrofotografia, per chi non vuole usare un computer portatile e per chi vuole avere un compatto e trasportabile telescopio per astrofotografia di oggetti deboli come galassie, nebulose o ammassi stellari. Prima Luce Lab ha integrato un computer che si comanda in remoto via Wi-Fi da qualsiasi dispositivo, un sistema di alimentazione che migliora la gestione e riduce il numero dei cavi necessari per alimentare e comandare il telescopio e un fantastico software di cattura e autoguida, ottimizzato anche per i piccoli schermi degli smartphone. Grazie alla perfetta integrazione tra computer e unità di alimentazione, grazie a Eagle Core, il vostro telescopio è pronto in pochissimi minuti per fare astrofotografia. Dopo aver effettuato l'allineamento della montatura polare e sulle stelle, puntiamo l'oggetto che vogliamo fotografare. Grazie ad Eagle Core, il problema dei cavi che si staccano inavvertitamente o si attaccano alla montatura e si intrecciano è superato. E ora tutto quello di cui avete bisogno è il vostro smartphone per controllare Eagle Core. Vediamo come. Attivate il Wi-Fi del vostro smartphone e collegatevi alla rete Wi-Fi creata da Eagle Core. Quindi lanciate la Eagle App e vedrete in tempo reale l'immagine della camera di guida con le stelle di guida. Potete ingrandire l'immagine per regolare la messa a fuoco del telescopio di guida fino ad ottenere stelle perfettamente puntiformi. Selezionate una delle stelle che vedete sullo schermo ed eseguite la calibrazione. Ingrandendo l'immagine vedrete la stella scelta muoversi sullo schermo, mentre Eagle Core effettua automaticamente la procedura. Terminata la calibrazione, premete Start Guiding e Eagle Core correggerà automaticamente gli errori di inseguimento della montatura, mostrandovi il grafico di guida. Potrete così facilmente vedere se la vostra montatura insegue perfettamente l'oggetto puntato. Ora passiamo al tab Acquisition e premiamo Preview per ottenere l'anteprima dell'immagine. Possiamo ingrandire l'immagine per verificare la perfetta messa a fuoco. Se abbiamo collegato a Eagle Core la motorizzazione per focheggiatori sesto senso, possiamo controllare da qui anche la messa a fuoco. Ogni volta che premiamo il bottone di spostamento di sesto senso, Eagle Core esegue una nuova fotografia che possiamo vedere in dettaglio per ottenere una messa a fuoco perfetta. È veramente così semplice! Se non utilizziamo sesto senso, possiamo comunque mettere a fuoco manualmente agendo sul focheggiatore. Basta ripetere questa semplice operazione per ottenere un'immagine perfettamente a fuoco. Ora cominciamo a catturare le nostre foto. Selezioniamo il numero delle immagini da salvare, la lunghezza di ogni singola esposizione, anche in bulb per tempi di posa molto lunghi, e la sensibilità ISO. Se vogliamo, possiamo anche attivare il dithering automatico. Premendo Start Acquisition, Eagle Core ci mostra le impostazioni di cattura. Dobbiamo solo premere OK per iniziare. Durante la ripresa, l'autoguida continua a funzionare in automatico. Quando Eagle Core termina la cattura della prima immagine, la salva automaticamente in formato RAW nella scheda di memoria della camera e ce la mostra sul nostro smartphone. Se abbiamo attivato il dithering, Eagle Core sposta di pochi pixel il nostro telescopio e poi esegue la ripresa successiva. In questo modo, quando sommeremo le immagini, avremo minore rumore di fondo. Ora possiamo ingrandire l'immagine per osservarla in dettaglio e vedere il risultato della nostra ripresa. È facile, vero? Ecco perché Eagle Core è il sistema più semplice per fare astrofotografia con le reflex e le mirrorless digitali.